Intanto Brady Spagno sta ancora seguendo la mia sigla che arriva su Facebook leggermente indifferita. Sì. Brady Spagno, l'avevi già vista la sigla? Sì, avevo già seguito. Intanto buonasera a chi sta guardando questa live, meglio che guardo qui e non sul telefono. Buonasera a tutti. Sì, avevo avuto modo di seguire questa rubrica che stai facendo in giro per le community a ricercare le varie community che appartengono alla sfera Nintendo. Esattamente, esattamente, una rubrica settimanale in cui voglio presentare sia le comunità più attive che più, secondo me, incarnano lo spirito Nintendo, sia i Twitcher, gli streamer, le riviste. Gli unici requisiti: parlare italiano, per far sì che ci comprendiamo, e parlare di Nintendo, che è quello che un po' ci accomuna. Questa sera con me è Bloody Spagno a presentarci la comunità Bloody Inc. Oh, Bloody Inc. È già, è una bella avventura più che una community, perché è nata veramente come avventura. Non so se tu lo sai il tutto come è nato, magari allora, due minuti ce li perdi. Subito con una domandina veloce, perché Bloody sì. Significa sanguinario o sanguinoso. Sì. Ed è poco nintendoso come nome. Chi l'ha scelto, Bloody? Fu un'idea mia. Fu un'idea mia il discorso del nome come del logo. All'epoca non avevamo la community, eravamo solo 8 persone che giocavamo in un gruppo segreto in cui ci siamo trovati da varie parti d'Italia. Mi saltò a me l'idea di proporre quella di un gruppo, un team, perché vedevo in Splatoon un gioco da poter fare in gruppo, in team. Allora abbiamo cacciato fuori un paio di persone, vari nomi, e le abbiamo messe in votazione fra questi 8, e quello che è uscito fuori era quello che avevo proposto io, Blood Inc., perché il sanguinoso mi ricordava un po' l'effetto vernice, no? Sì. È un po' hardcore la traduzione, però lo ricordava molto. A me piacciono abbastanza, come si può vedere da dietro, gli antieroi, quindi... Guarda, similmente la stessa pensata l'ha avuta anche Nintendo. Nintendo ha escluso, oltre al bianco e al nero, due colori dall'inchiostro: il rosso e il marrone. E vabbè, per ovvi motivi, per motivi comprensibili. Sì. Assolutamente sì. Quando nasce Bloody Inc., tu stai parlando del nome e di un gruppo segreto. Sì, nasce nel 2015, quindi proprio pochi mesi dopo l'uscita ufficiale di Splatoon 1 su Nintendo Wii U. Nasce su idea di, onestamente, di Massimiliano Di Monda, che saluto, che è l'altro admin, è colui che ha avuto l'idea, onestamente, di fare la community. La mia è stata quella, il team, la sua della community, per far sì di avvicinare questi utenti, le persone, sia al mondo di Splatoon, ma anche all'idea di competitivo, perché noi già facevamo i primi tornei che c'erano su Splatoon 1, su Wii U, con buoni risultati, e quindi abbiamo detto, ma perché non mettere la nostra esperienza a disposizione di questi utenti che giocano online? E da là in poi, con Federico Cardu e Manuel Micinati, che erano gli altri due admin che erano insieme a me e Massimiliano a gestire Bloody Inc. Community, è partita questo viaggio, questa avventura, che ancora oggi prosegue. Prosegue assolutamente, il gruppo è ancora attivo, io vedo post, commenti. Avete qualche... Io so che in Splatoon 2 non vi siete lanciati sul competitivo, invece, o almeno non da subito. Sì, è così, ma sai, il discorso è rilegato a 2000 fattori, è rilegato, intanto sono cambiate tante cose in questi 2 anni, a partire dagli impegni, perché più vai avanti col tempo più gli impegni aumentano. Nel caso mio parlo di me, lavoro. La passione della community dei videogamer è statale, è una passione, ma il mio lavoro è alto, faccio il commercialista e il consulente del lavoro, quindi aumentando il lavoro hai poco tempo per poterti allenare, e soprattutto se una cosa la fai bene, ma abbiamo fatto altre cose che in passato non avevamo fatto, tra cui il campus. Ecco, il campus ad esempio, lascio raccontare un po' a te.
Però è un'iniziativa molto interessante che io ho visto con cadenza quindicinale, se non Sì, sbaglio. esattamente. In cosa consiste il Bloody Ink Campus? Bloody Ink Campus è stata una bella cosa. Ne vado parecchio orgoglioso, come un po' tutti gli eventi che abbiamo fatto dal 2015 ad oggi. Perché io penso che quello che abbia contraddistinto la nostra community, che tende a sottolineare, non è stata la prima in Italia. Ci fu una Splatoon Italia, se non ricordo male. Che risale a prima di noi. Noi diciamo siamo stati i primi ad affrontare la parola competitivo a livello italiano nel gioco. Abbiamo organizzato festival, abbiamo organizzato tornei, di cui dopo ti farò vedere una medaglia che abbiamo dato ai vincitori del torneo. Volevo provare qualcosa di nuovo. Abbiamo creato un festival tematico per l'uscita di Star Wars, ma perché c'è un conflitto di interesse con me, quindi. Quel Darth Vader alle spalle un po' suggerisce che forse. Ma non è l'unico. Io dove mi muovo in casa mia c'è qualcosa che lo vedi, riporta un po' Urca! sempre in giro. Bloody Ink Campus era una cosa che volevo fare con Splatoon 1, però il gioco era andato parecchio avanti. Onestamente, la gente a modo suo si era organizzata per poter migliorare. E visto che in community erano entrati nuovi elementi, perché il bello delle community è questo, c'è anche un riciclo di Sì. generazione in generazione, che sia di console o di gioco. E si sono avvicinate determinate persone che l'uno non avevano avuto modo di giocarlo. Quindi, a differenza di noi che abbiamo giocato l'uno e siamo partiti tutti dalla stessa base, cioè capire il gioco, le meccaniche, come funziona, chi ha iniziato col 2 si ritrova leggermente un gradino più impreparato. Mi Non che trovi non possa recuperare. d'accordissimo, io al day one di Splatoon 2, ad esempio, con quelle minime esperienze che avevo dall'1, macellavo kill, 20-30 kill a partita, e non sono un campione io. Esattamente, diciamo che lo scopo è stato quello là di far ragionare il gioco in maniera un po' più tecnica, in maniera di fargli studiare le mappe, le differenze tra le varie armi, l'importanza dei gear e soprattutto l'importanza di lavorare quattro persone, perché Splatoon è un gioco fondamentalmente competitivo e cooperativo, come concept. Cioè, puoi avere il super campione, ma 4 contro 1 non regge nessun confronto. Tutti sono destinati a perdere. Assolutamente, la cooperazione è la cosa più importante in generale nei giochi di squadra, ma soprattutto in un gioco come Splatoon 2. Sì. E la cooperazione si basa sulla comunicazione. Domanda trabocchetto: cosa ne pensi dell'app vocale di Nintendo? Personalmente non l'ho mai usata. Io sentivo voci dove Nintendo stava lavorando a un party stile Sony, o gli era stato proposto da parte di Discord. Perché penso un'altra forza, e qua devo di nuovo dire bravo a Massimiliano Di Monda, che saluto. Non so se tu lo sai, Massimiliano, l'altro admin, lavora proprio nel settore videoludico. Ha un'azienda e lui produce videogame, videogiochi per molte piattaforme, ovvio. Lui scoprì questo Discord quando all'epoca, cioè all'epoca, ancora oggi si utilizza TeamSpeak, ma Sì. Discord era proprio alle origini, o comunque poco utilizzato. E un'altra parte del successo fu questo, diciamo, delle community Nintendo siamo stati i primi a inserirli nelle chat vocali, dove col telefonino, con un iPad, potevi arrivarci comunque, quindi non era solo il game, era anche un discorso di amicizia, sentirsi. Infatti, nei nostri canali ci sono stanze per il competitivo, stanze per altri giochi, ma la famosa e amata dalla community sala da tè, che è fatta proprio per chi volesse scambiare quattro chiacchiere, a prescindere se giocare. Questo sì, è molto molto importante. Discord unisce i player assieme Sì. a Discord, Facebook. Il gruppo Facebook, Sì. Sì. lui, anche lui risale al 2015. Sì, pure a settembre 2015, se non ricordo male, perché noi ci siamo conosciuti verso il periodo di giugno-luglio e abbiamo fatto un paio di mesetti, qualche torneo assieme, e poi Massimiliano gli è venuta snack, gli è venuta l'idea di Grande idea, però. aprirsi. Però
Bella, bella idea. Tra l'altro, se mi dici settembre, vuol dire che siete partiti anche prestissimo. Io mi ricordo Splatoon 1 all'uscita, gioco bello, bellissimo, sostanzialmente invariato anche nel 2, ma aveva 4 mappe e 10 armi. Era veramente ristretto nei contenuti Splatoon 1. Splatoon 1, diciamo che è stata una scommessa che io Nintendo so nemmeno ci credeva. No, a volte non riesco a capire il perché. Mancava uno sparatutto Nintendo, no? Soprattutto in quest'era in cui la maggior parte dei titoli che esce è proprio sparatutto, o comunque ha una funzione che poi sia in terza persona, in prima persona, comunque hanno quel bacino. A me personalmente è piaciuto subito perché lo vedevo con quella cosa diversa. Ecco, personalmente mi reputo un giocatore di nicchia. Mi piace quella cosa che si distingue. È chiaro che se poi diventa monotono, come io mi permetto di dire, un po' in linea generale i vari COD, personalmente io perdo interesse. Poi so bene che COD è un brand È un immenso, brand anche a che livello. io non passa giorno senza che io lo insulti, perché io vabbè, si Si sa dice che il sono di giocatore di parte. COD, e il giocatore di COD pensa solo alle kill. Esatto, è un insulto classico che c'è su Splatoon. Esatto. Splatoon 1 supportato a lungo da Nintendo, anche secondo me inizialmente non ci credeva tantissimo. Piccola chicca che tu sicuramente sai già, che Splatoon 1 inizialmente doveva avere i personaggi di Nintendo, almeno nel progetto iniziale. Conigli si vociferava, doveva avere pure animali di questo tipo, io so. Sì, c'era stata una mezza idea di portarlo tipo uno Smash Bros. Con i Sì, personaggi di Nintendo. esatto. Scartata subito, hanno pensato poi ai conigli e alla fine hanno trovato i calamari. Quindi anche secondo me c'è stato un crederci più nel tempo. Adesso sappiamo che Splatoon è un culto quasi in Giappone, ci sono i concerti. Chiedo a te, Con che hai gli giocato ologrammi. tantissimo all'uno, tra Splatoon 1 e Splatoon 2, cosa cambia? Vuoi allora, parere onesto, come sempre, intanto ne approfitto che saluto Daniele Russo che ci sta seguendo. Daniele è, diciamo, una delle nuove leve all'interno della community. Ritornando alla domanda che mi hai posto, tra Splatoon 1 e 2 cosa cambia? Allora, di base non molto. Io pure, detto onestamente, mi aspettavo più novità e penso sia stato più corretto. Chiamarlo sarebbe stato più corretto chiamarlo DX, secondo me. Per il resto, però, ho notato una cosa: cambiando i vari bilanciamenti delle armi e le mappe che a modo loro hanno ristretto determinati spazi, il gioco sono riusciti a velocizzarlo per quanto era già Molto. veloce. Soprattutto non avendo mappe più grandi, è chiaro, mai ai livelli di Battlefront dove per arrivare a un punto all'altro ci metti mezz'ora, però l'hanno velocizzato il gameplay del nuovo. Però di Moltissimo. base il concept rimane quello, con qualche miglioria come può essere la Salmon Run, che io non ne sono fan, però ha dato anche un'alternativa ed è giusto darne alternative. Sì, anche Questo hanno fatto bene. un po' un cooperativo PvE più classico, cioè, tutti gli sparatutto adesso stanno cedendo alla modalità zombie piuttosto che, quindi la Salmon Run l'ho vista un po' come la risposta di Nintendo a questo. Io sono Sì. d'accordissimo con te sulla velocità di Splatoon 2, mi viene da dire e da aggiungere che io sento che gli sviluppatori, modificando continuamente il bilanciamento delle armi, vanno anche a mettere mano al meta. Ma proprio gli Certo. zamponi sopra. Certo, come ah, è vero, mi ricordano anche qua che le Squid Sister, ora invece ci sono le Tentacle. Sì, e queste, vabbè, questo era palese, quelle sono state simbolo, con tutto che preferivo le Squid Sister, onestamente. Siamo in due. Però simpatie antipatie gratuite così senza ma. Il meta, quando lo cambi in un gioco come Splatoon, ha un bel peso. Io ricordo all'uno iniziai col è il terrore di tutti quest'arma. Chi mi ricorda mi associa al rullo Dinamo in Splatoon 1. Onestamente, ne ha fatto vedere di belle il Dinamo. Era esageratamente OP. Andandolo a cambiare, però, l'hanno reso alquanto, diciamo, piatto, senza vita, così come il 3000. Sono andati poi a rendere OP il carbonio.
il carbonio nell'ultimo periodo di Splatoon era micidiale, perché fondamentalmente questo gioco dà benefici più che alla potenza, alla velocità. Quindi più tu hai un'arma veloce, più tu riesci a fare determinate cose utili nel game. Guarda, lo dice uno che Tutto qui. usa il. Io sono di main bomb curling e Sei un secondaria uso il corrullo. marker. Cioè, quindi sono Ah, ok. proprio super di mischia rapidissimo. Tu che arma usi main sul 2? Allora, sul 2, vabbè, il rullo è amore a prima vista, quindi non sicuramente il rullo è ancora quello che me lo sento più familiare. Poi in seguito col fatto del dinamo imparai a usare i cecchini, i tinter, non mi reputo un cecchino di ruolo, però sicuramente manco la prima sega che si mette a sparare così alla gente. Diciamo che sul 2 la cosa che ho fatto è stata quella di usare tante armi, ecco, cosa che all'1 per errore mio non feci, quindi non ti dico una main, ti dico ancora il rullo, però parliamo di percentuali di 1-2 punti. Ho usato lo splasher, ho usato lo splasher elite, il 2000, il secchio triplo, micidiale, il tinter, la splatting a carica, sempre con i mirini naturalmente, però le ho usate tante. In game, se non erro, quella che ho usato più di tutti dovrebbe essere stato lo splasher e il tinter. Guarda, hai fatto benissimo ad usare tante tante armi perché secondo me, oltre a cambiare il gameplay totalmente, perché se uno prende il cecchino rispetto a un'arma da mischia, cambia completamente la partita, ma ti permette anche di avere un punto di vista in più, una conoscenza in più rispetto agli avversari. Io che non so usare il cecchino, faccio anche fatica a leggere i movimenti dei cecchini avversari. Quindi. Esattamente. E infatti Alessio qua scrive, ci scrive a noi, mi permetto di leggere io, ha detto sinceramente, dopo aver provato un paio d'armi nell'uno, lo aveva abbandonato, scoperto il rullo, amore puro. Beh, il rullo è stato il simbolo, penso, di questo gioco, come adesso invece hanno dato risollevo al pennello, che non è che nell'uno era scarso, però non era così determinante, come lo è nel 2, il Blaster Elite è un incubo. Ma perché il gioco predilige la velocità più che la potenza? Sì, le armi che erano fortissime sull'uno sono state un po' nerfate. A me viene in Sì. mente il Lunar Blaster che era forse la mia main sull'uno, inutilizzabile sul 2, secondo me. Sì, concordo. Alcune armi è stato rifatto un po' il meta del gioco, il che ci può stare. Secondo me qualche piccolo accorgimento lo dovrebbero rendere realistico, cioè il rullo per me non può splattare solo dal centro avendo una barra in orizzontale, però Ti chiedo se allora, per visto questo i che calamari non affogano, parliamo di però rulli, visto che parliamo di sì. meta, io guardando i filmati, prima ancora dell'uscita di Splatoon 2, trovavo questo colpo in salto verticale del rullo qualcosa di sgravato. Tu che usi il rullo, cosa ne pensi? A me non piace il colpo, io sono vecchia scuola, a me piace il colpo salta e dallo in orizzontale normale. Più che altro, più che non ci sta, perché hanno fatto bene, cioè, meglio aggiungere che non metterlo proprio, però dovevano dare una scelta al giocatore. In questo caso, dovevano dare nel joystick, c'era la famosa lettera A che era inutilizzata prima dell'Avongongol, poi è ovvio non conosciamo i progetti, dove però bastava che dessero un altro tasto per il colpo in verticale piuttosto che metterlo sul saltare, perché non è il massimo, per me che, ripeto, del rullo ne ho fatto un cult. Guarda, mi trovi d'accordo perché io non uso tanto il rullo, ma ho trovato questa meccanica del salto e colpo verticale, quindi salto e poi sparo, oppure sparo e poi salto in modo che Sì. puoi spodare il colpo orizzontale saltando. Ho trovato una meccanica avanzata, più da giochi come Smash Bros. Piuttosto che Splatoon. Sì, avrei fatto un qualcosa. Esempio sul cecchino. Ecco, se no siamo solo a critici. Sembra che voglio fare. Sul cecchino hanno fatto un ottimo lavoro. Quello senza mirino. Cioè, quello che tu ti immergi per un minimo, tieni la carica. Quella è un'ottima cosa perché fondamentalmente il cecchino gioca sulla mira, muovendoti ti stai mettendo in una situazione un po' così.
Sì, però è un ottimo, è un'ottima cosa. veramente Cioè, ottima, perché io quando vedo il puntatore del cecchino, io che sono in mischia, riesco a schivarlo. Invece con questa cosa che il cecchino può caricare a parte, poi puntarmi e splattarmi al volo, vabbè, non ti dico la fine che faccio perché si immagina. Già boom, così. di spagno, ti faccio allora alcune domande anche su Switch. Innanzitutto, Sì. cosa ne pensi della console? Console che per me Nintendo è geniale. Io l'ho detto appena l'ho vista, a me Switch è piaciuta sin dal primo momento. Oltretutto, questa mi è stata regalata, quindi un motivo in più per tenerci. E Switch è partita secondo me un po' lenta con i titoli, perché col fatto di Zelda, che è un giocone, nessuno lo mette in dubbio, però è partita lenta. Ma come è normale che sia ogni console, PS4 è rimasta con Killzone per mesi, quindi cioè, bisogna anche avere un po' di storia del mercato, prima di attaccare, così come il prezzo, perché il prezzo per me era corretto. Ho visto tanti, ricordo, che si lamentarono del prezzo, il prezzo per me era correttissimo. È una bella console, la puoi usare davvero quando vuoi, dove vuoi, e vi dico una cosa, per chi come me non la porta in portatile, perché io sono paranoico, è bella anche da Immagino. avere, è bella da avere perché è piccola, sta ovunque, Guarda, è un bel comoda la concept. portatilità, mi viene da dire, anche in casa. Anche in Sì, casa. sì. Fa un po' quello che prometteva di fare Wii U e Wii U non riusciva a farlo neanche in casa. Con Switch lo fai ovunque. Questo mi viene da dire. È vero, è vero. Però Wii U è stata anche quella maltrattata e per me rimane una delle console con cui ho giocato più di tutte. Personalmente a Wii U sono molto legato, il fatto che avevi le limite da 50 euro, il fatto che ne sono, cioè, uscivano quei begli artbook, quei pacchi quadrati con l'Amiibo, l'artbook, il CD, è stato uno spettacolo per chi come me colleziona anche prodotti Nintendo, perché non ho modo di fartelo vedere, io ho una vetrina praticamente allestita di tutte le console di Nintendo dall'82 ad Guarda, oggi. dice benissimo Tales of a Gamer che sostiene che ogni gioco sembra un po' più bello su Switch e le do ragione Sì. perché tanti giochi indie che io giuro non avrei mai preso su nessun'altra piattaforma, pur essendo un possessore di PC e altre console, su Switch mi hanno rapito perché la portatilità, la tascabilità proprio della console è bello da toccare del Switch. È vero, ma anche i titoli multipiatta che stanno uscendo, perché attenzione a non dare importanza al multipiattaforma. E io lo dico sempre, Nintendo ha nella sua forza le esclusive, ma Wii U è stata la dimostrazione che non si può vivere solo di Sì. esclusive, nessuna console lo può fare, nessuno. Il multipiatta che sta uscendo è veramente da Switch. C'è un gioco come Rocket League, è da Switch, che io mi ci sto ammazzando ultimamente, però è da Switch, ha quel concept Nintendo. Payday 2, che acquisterò, è da Switch, perché significa che tu non hai il limite di doverla giocare da bestioni come la PS4, da 4-5 kg l'uno di console. Cioè, sono quei titoli giusti per Switch. È chiaro che non mi aspetto un Battlefront 2 su Switch, per il fatto che è molto cinematografico come gioco e richiede effettivamente una data potenza. Però tutti questi titoli, per me Nintendo e gli sviluppatori hanno pensato bene di portarli qui. Ora, tu hai citato una serie di titoli multiplayer online e multipiattaforma che su Switch stanno spopolando. Mi permetto di aggiungerne due o tre che devono arrivare. Uno è Arena of Valor, un MOBA stile Ecco. League of Legends gratuito, che secondo me su Switch fa paura. Di cui abbiamo avuto il nostro anche moderatore Mirko, che è stato uno di quelli che ha testato la beta. E la beta, se lui l'ha provata, ve lo confermerà, stanno facendo un Sì. gran lavoro. Hanno messo sia i Sì. controlli touch che non touch, con i comandi, hanno fatto proprio un bel lavoro. Un altro gioco che dovrà uscire, multiplayer, online, spara tutto, segnatelo perché io ti ci voglio trovare su quei server, Mamma mia. è Morphe's Law, che è uno sparatutto molto particolare, indie, dove colpendo l'avversario, per esempio in una gamba, la sua gamba diventerà più piccola e la nostra più grossa, cambiando sia i danni sia le abilità, una cosa abbastanza Bellissimo. malata. Sembra No, ma fighissimo. devono venire questi giochi siano indie, poi o di terze parti esorbitanti, anche un Crash Bandicoot.
giusto che venga. Cioè, sono quei che comunque si adattano alla sfera che è Nintendo e conosciamo tutti, un mondo molto colorato, un mondo che può camminare di più vie. C'è bisogno di questi titoli, non c'è bisogno di altri Mi per trovi me, ma quello. d'accordissimo. Un altro rumor, però questo è un rumor, quindi non lo firmo. Si parla di Paladins quest'anno, però. L'Overwatch dei poveri, per meglio dire, Lo è, lo è. Lo è, ma credo che sia sì. mancato un accordo con Blizzard perché si vociferava già tanto di Hearthstone su Switch già da gennaio, però poi mai nulla di confermato. Quindi viene da dire che aspettiamo. Brady Spagno, tu da quanti anni è che giochi ai videogiochi? Senza vergogna. Io da quanti anni? No, che vergogna. Io penso dall'età di 4-5 anni con ancora attaccato che è là in camera il mio fedelissimo Sega Mega Drive e guai a chi me lo tocca perché io mi dispiace dirlo nella sfera di Nintendo io nasco come utente Sega e ne vado ancora oggi molto orgoglioso Fa dei titoli mi Sega circonda. che, guarda, ne potremmo parlare per ore, però fa dei titoli che non sono qualitativamente bassi, hanno un budget No. basso, ma la qualità c'è tutta, secondo me. Io ne ricordo alcuni per Wii che farebbero impazzire ancora oggi. Ti chiedo Eh allora, sì. visto che hai cambiato tanti giochi, immagino tante console, qual è il videogioco di cui hai più ricordi? Il videogioco il videogioco che ho più ricordi è più che uno, io devo essere onesto, ne ho tre su cui c'ho posso dire carriera, ma non è una carriera, l'immagine. Sono stati Tekken su cui ci ho vinto in Tekken 4 un campionato nazionale, sono stati GTA perché io sono amante di GTA, è stata Guarda, una il 3 o rivoluzione. l'1? Io ho iniziato con l'1, col 2, col 3, ho preso il 5, non c'ho il 4 perché non ho avuto PS3, non me la faccio, non ho intenzione di recuperarla. E naturalmente Crash, soprattutto CTR, su cui l'ho finito dopo 3 giorni al 100%. C'ho Io ancora il ti salvataggio. maledico perché tre giochi, mi hai detto tre giochi che non sono Nintendo, io te mozzico, non so che No, se tu mi parli di Nintendo, vabbè, io ti ripeto, nasco come utente Sega. Se tu mi parli di Nintendo, io il gioco più bello che mi sia giocato, naturalmente, è stato Zelda Twilight Princess, che è stato un qualcosa di bellissimo. Splatoon lo metto perché è stato. Mi ha fatto avvicinare a Nintendo in un modo che non si ci avvicina mai nessun giocatore, gestendo una community, conoscendo nuovi amici e quant'altro. Pokémon Giallo, cioè Pokémon Giallo, se io porto gli occhiali è colpa di Pokémon Giallo, perché col Game Boy non si vedeva nulla, ancora oggi ce l'ho, non so come faceva a vedere. Grazie Pokémon Giallo. Pokémon giallo, ma anche rosso e blu sono stati qualcosa di fenomenale. Ho È iniziato col giallo io. pazzesco vedere come nuovi utenti Pokémon giochino un gioco che, a parte la grafica, è sostanzialmente quello vecchio e ogni anno sforna 20 milioni di copie Pokémon. Cioè, Pokémon è un brand e fidatevi delle parole mie, penso sarei d'accordo. Guarda, mi avvicino come per parlare ai nostri telespettatori. Quando uscirà Pokémon su Switch? Il tostapane che è presente in ogni famiglia sarà cacciato di casa per far spazio ad una Switch. Ricordatevi queste parole. assolutamente sì, è un gioco attesissimo. Io mi aspetto veramente un'ondata di utenti nuovi, anche di un'età di utenza a cui Nintendo si sta avvicinando quest'anno. Sia tramite Nintendo Labo, che ha un'età tra i 5 e i 10 anni, Sì. sia tramite l'uscita di Pokémon. Secondo Non ne me. so, di Labo, non ne, cioè 5-10 anni ha fatto dei Labo Studio che ha fatto avvicinare, ma non la vedo così, io la vedo come un gioco volto alle relazioni, a prescindere, perché anche una famiglia, anche, immagina se noi avessimo figli, Subito, non vediamo l'ora di day one. giocare
ai videogame e quant'altro. Farei un figlio Quindi, apposta per ne avere Nintendo Labo. Labo, esattamente. Quindi chi si voglia fare avanti nelle didette, Quindi immagino che siamo. tu abbia visto allora i filmati di Nintendo Labo in azione di un paio di giorni fa. Sì, ho visto i filmati in rete, a me, ripeto, non è il tipo di prodotto che in sé comprerei di Day One, però tanto di cappello perché a me questa idea piace personalmente. Oltretutto come marketing, come pubblicità mi è piaciuta davvero tanto. Quella della Switch di Day One un po' così, ma questa mi è piaciuta tanto. La tastiera, il suonare, veramente Bello carino e sport. simpatico, sì. Qual è tra i kit che hai doppiato quello che più ti ha colpito? A me, io da ex DJ musicista, a me la tastiera, non per il robot, no, ma io sono una, come dice Sgarbi, una capra a montare le cose. Quindi se Mirko che è in diretta mi dà una mano, lo compro il kit e me lo monta lui e me lo rispedisce da Roma a Cosenza. Però è la tastiera. Io l'idea di poter suonare con la console mi integra e infatti lo feci. Col 3DS, l'ho portata a una serata in cui suonavo. Io ho il programma della Korg per 3DS e ho suonato parte del DJ set con la Korg, col 3DS, insomma. Geniale, a me ha colpito veramente quasi tutto di questo labo. Tu parlavi del pianoforte, il pianoforte ad esempio mi ha colpito quando fa andare la melodia e con la mano, senza toccare niente, guida come un direttore Eh d'orchestra, cioè sì. qualcosa di pazzesco. Hanno fatto un lavoro di ingegneria, penso, pauroso, e questo tanto di complimenti perché Nintendo, gli possiamo dire che mancano i server, ma sotto questo aspetto Nintendo è 300.000 anni luce avanti, non c'è Nintendo, dubbio. bravissimo, è originale, non copia mai nessuno, Sì, anzi, sono gli altri a mettersi in vero, coda. concordo. Andiamo un po' verso la chiusura. Ti chiedo, Bloody Spagno, c'è una data per un prossimo campus? Noi vorremmo fare due eventi in community, non tanto il campus, perché il campus ha fatto sì che uscissero altri team all'interno della community, hanno collaborato fra di loro, di cui uno ne fa parte Daniele, che ripeto saluto e stava seguendo la live, Micaela, l'All-Star Game. Chi segue l'NBA sa che cos'è l'All-Star Game, ci stiamo lavorando su intese, già tutto pronto, e nei prossimi giorni pubblicheremo il post dove inizierà lo Star Game. Quindi chi ha partecipato al campus naturalmente sarà avvantaggiato perché sa il nostro modo di comunicare all'interno di Discord ed è tutto studiato alla perfezione, ci sarà una live commentata e quant'altro, daremo spazio veramente alla community. Allora, per chi vuole rimanere sintonizzato sugli eventi della community, far parte di questa allegra community, io ricordo che il gruppo Facebook si chiama Nintendo Switch and Splatoon 2 Italia by Bloody Inc. Il link è quello che vedete qua sopra, facebook.com groups Bloody Inc. Splatoon Community. Troverete anche la pagina del team Bloody Inc. Mi sto perdendo qualche pezzo, Bloody? No, no, Mirko mi ha scritto manodopera oraria a 55 euro per il fatto che se mi monta questo, mi monta il coso. No, no, non vi state perdendo nulla. Io quello che voglio dire, come sempre, se avete amici che hanno Switch, volete stare fra amici, questo è il posto giusto. È lo slogan che utilizzo, è invitate in community chi invitereste a casa vostra. Semplicemente questo, gente allegra, positiva. Noi, come sempre, e anche Sid lo sa, siamo aperti alle collaborazioni, che è lo scopo anche di questa tua rubrica. Assolutamente sì. Non ci siamo mai chiusi a riccio con nessuno personalmente. E chi Assolutamente collabora sì. da Io noi lo può alzo la dire. mano, prenoto il mio posto, non mancherò a questo Star Game. Va benissimo. Anche perché sarà molto, molto figo. Ecco, diciamo che sotto questo aspetto ci crediamo molto e devo ringraziare anche i moderatori che li saluto se mi permetti. Vabbè, Massimiliano l'ho salutato che è l'altro admin 400 volte. Saluto Mirko, saluto Makoto, ovvero Elena, Davide, saluto Marco, Mario, Jobby, che è la new entry di questa nuova generazione, con tutto che Jobby c'era da Splatoon 1. Saluto Massimiliano Trifari.
siamo un bel gruppo, ma veramente un gruppo di amici. Ci manca soltanto uscire il sabato insieme. Tra l'altro, all'interno del gruppo mi viene da ricordare, abbiamo anche Tales of a Gamer, che è stato ospite qua un paio di settimane fa. Quindi ragazzi, cosa attendete? Bloody Inc, Splatoon Community, buttatevi dentro, giocate e trovate persone simpatiche e divertenti con cui giocare. Ti saluta Davide, Sid, ha scritto nei commenti. Davide, Emanuele, Gianmarco, tutti quelli che ci hanno seguito, tantissimi questa sera, più del solito, va ricordato. Ringrazio tutti i gruppi, amici, anche un po' meno amici, che però hanno partecipato a Nintendo Community Seed e che mi permettono di settimana in settimana di spammare e condividere questo evento, ma anche gli altri eventi. Guarda, ti faccio vedere una chicca. Questa era la medaglia del torneo, l'avevo promesso. Che bella. Questa era la medaglia del torneo. Ce le siamo inventate tutte, te lo assicuro. Logo. Sì, sì, sì. Abbiamo... Devo anche ringraziare Nintendo Italia, che nei precedenti tornei, non so se tu lo sai, siamo stati l'unica community ad essere supportata da Nintendo Italia, con cui io ci collaboro anche per il Cosenza Comics, e soprattutto siamo usciti sulla pagina all'epoca di Splatoon 1, quando organizzammo il primo torneo, e ci hanno inviato loro premi e quant'altro. Io nuovamente li ringrazio, sia della collaborazione che hanno con me per altre cose al di fuori della community, ma anche per il supporto che ci hanno dato con essa. Io ringrazio, mi sento di ringraziare anche io Nintendo Italia. Nintendo Italia fa un lavoro che è più o meno simile a quello di Nintendo Community Seed, lavoriamo in parallelo. Le comunità che ho invitato qua sono quasi tutte parte anche di Nintendo Community Ita, la comunità del nostro Facebook Manager, amatissimo da tutti. Va bene, ringrazio i vari gruppi, ringrazio Bloody Spagna per essere stato qua. Grazie a te. Vi ricordo i prossimi impegni del canale. Martedì sera ritorniamo con Indie Night. Questo martedì c'ho un po' di giochi di merda da proporvi. Spero che vi piaccia in mezzo anche uno carino da recensire, perché sennò ci rompiamo le palle. Nel frattempo sto creando una nuova rubrica, soltanto in video, saranno poche, pochissime puntate sui videogiochi censurati, dove prendere in mano giochi razzismo, stupro e doppio razzismo e stupro. Cioè, saranno soltanto giochi così, purtroppo, va bene, una serie di filmati. Vabbè, qualcosa, ragazzi, ce la dobbiamo pure inventare, se no tutto rose e fiori non va bene. Grazie a tutti, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie, ciao.